A tutti buonasera, notizie di Prato TG, sparatoria al campo nomadi, sono rimasti feriti madre e figlio. È successo oggi pomeriggio a Iolo, sentite la cronaca di Eleonora Barbieri. Due persone, madre e figlio di etnia Sinti, sono rimaste ferite alle gambe durante un episodio ancora da chiarire avvenuto nel campo nomadi di Iolo in via Manzoni. È successo attorno alle 15.30 di oggi pomeriggio quando sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Sul posto le ambulanze, le volanti e il personale della squadra mobile di Prato. Non è ancora chiaro la dinamica di quanto successo. L'allarme sarebbe stato dato almeno mezz'ora dopo i fatti. A chiamare la polizia è stato poi il personale del 118. Testimoni parlano di una sparatoria ed effettivamente sono stati recuperati dalla polizia tre bossoli di pistola, a quanto pare consegnati da uno degli abitanti del campo. I due feriti sono stati portati al pronto soccorso. Si tratta di madre e figlio, 40 anni lei e 20 anni lui. Entrambi presentano ferite di lieve entità alle gambe. Ancora non è chiaro se procurati dai colpi di pistola, che potrebbero averli raggiunti di striscio, oppure in conseguenza di una caduta mentre cercavano di scappare dall'aggressore. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, madre e figlio sarebbero stati minacciati da un uomo che impugnava una pistola, dalla quale sono partiti gli spari. I poliziotti stanno interrogando gli abitanti del campo, cercando di acquisire elementi utili a fare luce sull'accaduto, che presenta ancora molte ombre. L'indagine è seguita dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli. Stiamo provando a ricostruire sia con la polizia scientifica sia con l'aiuto dei feriti. La vicenda potrebbe essere legata a contrasti di natura familiare. Guerra tra bande, ferì un rivale in pieno giorno davanti a un bar con una coltellata. Ebbene, oggi per quell'episodio è stato condannato a 5 anni di reclusione un ragazzo di 24. 5 anni di reclusione al marocchino di 24 anni accusato di aver aggredito e ferito il 19 aprile dello scorso anno un connazionale nell'ambito di una guerra tra faide contrapposte. Abderrahim Nazerif, difeso dagli avvocati Bertei e Pugi, è stato processato con il rito abbreviato. Il giudice, recependo la richiesta dei difensori, ha riqualificato il capo di imputazione da tentato omicidio a lesioni gravissime. Il pubblico ministero Lorenzo Gestri aveva chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi. Nazerif, rinchiuso nel carcere della Dogaia in attesa di sapere se il giudice accoglierà la richiesta di arresti domiciliari già presentata dai suoi avvocati, è stato riconosciuto colpevole della brutale aggressione avvenuta in pieno giorno davanti a un bar all'angolo tra via Siena e via Ferrara al soccorso. Impugnando un coltello di 45 centimetri si avventò contro il rivale colpendolo ad una coscia e tagliandogli di netto una vena, un colpo inferto con forza tanto da incidere anche l'osso. Un'aggressione, come ricostruirono in seguito i carabinieri, per vendicare quella avvenuta appena una settimana prima in piazza Mercatale ai danni di un amico marocchino ferito, stando sempre alle indagini, dal fratello dell'uomo assalito in via Siena e ancora oggi latitante dopo la fuga in Marocco. Quest'ultimo, insieme a altri due connazionali, è stato rinviato a giudizio. Bande in contrasto tra loro, composte da uomini di medio spessore criminale, tutti già noti alle forze dell'ordine per precedenti penali o di polizia. Una guerra di strada fatta di diversi episodi e culminata nei due più gravi, che per la procura furono due vere e proprie esecuzioni, tanto da far ipotizzare il reato di tentato omicidio. Non è stato dello stesso avviso il giudice delle udienze preliminari. È stato diffuso il video dell'incidente avvenuto ieri in via Pistoiese all'altezza dell'incrocio con via dell'Alberaccio tra un autobus della CAP e un'auto. Il video mostra chiaramente che a causare lo scontro è stato il mancato rispetto del semaforo verde da parte del semaforo rosso, scusate, da parte dell'auto. Il mezzo pubblico è poi finito contro il muro di una casa battendo un parapedonale. Fortunatamente sul marciapiede non c'era nessun pedone, altrimenti il bilancio sarebbe stato sicuramente più grave. Il 118 ha inviato sul posto alcune ambulanze. La ferita più grave è una ragazza di 23 anni che si trovava a bordo dell'auto. È stata soccorsa in codice rosso e portata d'urgenza al Santo Stefano. Per fortuna non risulta in pericolo di vita. Contusi e feriti si registrano anche tra i passeggeri che si trovavano a bordo dell'autobus. Il 118 in particolare ha soccorso una donna di 56 anni in codice giallo e due uomini in codice verde. La polizia municipale si è occupata dei rilievi. La telecamera a bordo dell'autobus mostra chiaramente come sia l'auto a impegnare l'incrocio, nonostante fosse la LAM ad avere il semaforo verde.
Lasciamo la cronaca, sotto passo del soccorso, i soldi ora ci sono, via libera al finanziamento statale di 5 milioni, l'infrastruttura costa complessivamente 31 milioni. Alessandra Grate. È stata pubblicata sul sito del CIPE la delibera che prevede il finanziamento di 5 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per il raddoppio e l'interramento della declassata all'altezza del soccorso. L'impegno che aveva preso il governo su quei soldi che mancavano per chiudere il finanziamento complessivo di 31 milioni per il sottopasso del soccorso, ieri è stato pubblicato, appunto, dopo il via libera della Corte dei Conti, lo stanziamento proprio per la tangenziale del comune di Prato sotto passo del soccorso. Adesso il finanziamento è completo, all'inizio di maggio l'ANAS presenterà alle commissioni consiliari il progetto di sottopasso effettivo, i soldi già per questa operazione ci sono già, i 21 milioni già stanziati. Adesso veramente si passa alla fase operativa che risolve un problema di mobilità quarantennale e soprattutto riqualifica un'area. Stavolta sono soldi veri e non discorsi come purtroppo nel corso di questi anni abbiamo sentito fare. Taglio del nastro stamani per la nuova via Foscolo, che è quella strada proprio a ridosso dell'ospedale Santo Stefano. 60 i posteggi riservati, c'è una nuova viabilità. Guardate in questo servizio tutte le novità. Inaugurata la nuova viabilità in via Foscolo, che prevede 60 parcheggi per i residenti, una ventina liberi, il senso unico da via Ciulli verso l'ospedale e la realizzazione di una nuova strada che procede in senso inverso. È stata creata una strada parallela per dividere in due i flussi, quindi sono due strade, diciamo, a senso unico, con un filtro verde nel mezzo, che chiaramente adesso gli alberi sono stati piantati ora, sono ancora piccoli, ma in un futuro faranno da filtro verde importante per i cittadini che abitano in via Foscolo, che sinceramente hanno subito in modo forte chiaramente l'innesto di un'opera importante come l'ospedale, quindi molto più traffico, sirene, rumori, e avevano secondo noi la necessità di un'opera di mitigazione sia di traffico sia di verde. Il progetto, costato 300.000 euro, prevede anche la piantumazione delle due strade con 47 peri e 19 tigli e la realizzazione di una pista ciclabile che si collega con quella di via Suor Niccolina. Questo è un tratto di collegamento molto importante perché porta fin dentro a Galciana e poi con il collegamento finito in via Scarlatti, cioè il tratto che manca, potrà arrivare uno da Galciana, potrà arrivare tranquillamente all'ospedale e alla stazione Borgo Nuovo, quindi anche un collegamento importante per chi per esempio da Galciana a Borgo Nuovo può prendere un treno per andare per esempio a Firenze o a Pistoia. La doppia strada intanto sta migliorando la viabilità dell'intera zona, ma non sono mancate le proteste di un gruppo di residenti che ora si lamentano per i posteggi bianchi destinati agli abitanti. Di fatto però la R ha un riconoscimento oggettivo che il posto è riservato e quindi dovrebbe inibire i furbetti del parcheggio. Principalmente sono posti per residenti perché dietro la stazione centrale qui c'era bisogno di una politica della sosta un po' particolare perché altrimenti i residenti non trovavano più un posto, erano talmente tanti la gente che usava questi parcheggi per andare all'ospedale. La Fondazione Cari Prato si lega a doppio filo alla Banca Popolare di Vicenza, ma intanto è bagarre sulla composizione del nuovo consiglio. Eleonora Barbieri. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato incasserà 3.096.000 euro dalla transazione con Banca Popolare di Vicenza, che segna la rinuncia alla causa legale sulla perdita di valore delle azioni detenute dalla Fondazione, passate da 21 milioni e mezzo di euro del 2013 a poco più di 35.000 euro del 2016. Tale indennizzo finirà nel Fondo Stabilizzazioni e Erogazioni per progetti sociali e culturali, che a causa della riduzione dei rendimenti sono scese notevolmente nel corso degli ultimi tre anni, passando da oltre 2 milioni di euro del 2014 a 1.300.000 euro del 2016. La transazione tra Fondazione Popolare di Vicenza è stata corredata anche da un protocollo che lega i due enti in un rapporto definito di stretta collaborazione per la realizzazione di iniziative e interventi a beneficio della città, già dal 2017. I termini di questo sodalizio sono poco chiari nella qualità e nella quantità. L'accordo infatti non specifica né le iniziative da finanziare né il contributo che l'Istituto Creditizio Vicentino mette sul
sul piatto. Il plafond non è ancora stato stabilito in accordo con la Fondazione perché ritenevamo inutilmente frettoloso dare delle cifre che possono cambiare e mutare nel tempo a seconda degli andamenti economici della banca. In sostanza, grazie a questo accordo in bianco, la banca avrà una carta in più da giocare per riconquistare un territorio dove ha la maggiore quota di mercato. Viene definito marketing territoriale, la stessa logica che ha portato la banca a riportare a casa la collezione Alberti. La presidente Fabia Romagnoli spiega perché la scelta è ricaduta sull'accordo transattivo anziché sulla via giudiziaria. È stata fatta un'attenta valutazione richiedendo un ulteriore parere approfondimento da parte legale e ci è stato consigliato anche proprio dalla parte legale di aderire alla transazione perché era comunque questo il modo migliore per tutelare il patrimonio della Fondazione. L'accordo transattivo con Vicenza è stato l'ultimo atto forte del CDA della Fondazione che è in scadenza. Domani l'assemblea dei soci è chiamata a scegliere il nuovo consiglio di indirizzo, 14 membri di cui metà eletti e metà nominati, all'interno del quale saranno scelti il presidente, il vicepresidente e il consigliere vicario. La presidente uscente Fabia Romagnoli si ricandida assieme agli altri 6 componenti eletti del consiglio di indirizzo uscente. Ciascun candidato per essere eletto dovrà ottenere i 2/3 dei voti dell'assemblea dei soci. Niente scontato, soprattutto alla luce di quanto accaduto 2 mesi fa, quando alcuni veti incrociati hanno bloccato l'ingresso di nuovi soci, fatta eccezione per 2, l'architetto Chiara Bardazzi e Don Marco Pratesi. Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie a tutti per aver scelto Notizia di Prato TG e arrivederci.